Peraltro, visto in Cina, parlando di integrazione di tutti i negozi online, offline, ho visto ad esempio che un fenomeno pazzescamente forte al momento sono questi influencer, che in Cina si chiamano KOL, che vanno nei negozi e trasmettono in diretta per 3 ore se stessi mentre provano i vari capi. E siccome in Cina i social media, che uno dice, ma chi cazzo ti guarda sta roba? Milioni di persone. E la cosa pazzesca è che siccome in Cina i social media sono piattaforme di vendita, è integrato, tutto integrato dentro lì, a quel punto tu vedi che uno prova la tal camicia e tu compri quella camicia direttamente. Ed è insieme, online, offline, è tutto insieme, con dei negozi che poi ormai sono... Non capisci più se stai comprando online mentre sei in negozio o offline mentre sei connesso, è un mix. E questo quindi è secondo me un trend molto interessante verso il quale si può andare. Continuiamo a parlare di innovazione e chiamo sul palco come Francesco Falaschi. Ciao Francesco, eccoci qua, un grande applauso Francesco. Ciao. Buongiorno. Benvenuto. Ciao Francesco. Allora, Buongiorno a tutti. Sei tornato dai playoff ieri, Cleveland Cavaliers. Diciamo, fatto un pochino di... Ci ha alzato la palla introducendo il tema della ricetta di Xnova, che può essere molto interessante spiegare per entrare nel merito di questo sì. Progetto. Allora, l'obiettivo di Xnova è appunto quello di velocizzare l'adozione di soluzioni innovative ad alto impatto sul business, in questo caso direttamente concretizzate su un singolo settore specifico, perché Xnova, come sapete molti di voi, alcuni magari no, è stato lanciato come metodologia per rendere concreta l'innovazione. Troppo spesso rimane fumosa, rimane astratta, certo. Anche lo stesso termine trasformazione digitale spesso non lo acchiappi, no? E invece per renderlo concreto abbiamo cercato di creare una ricetta. La ricetta è stata presentata al Tecnovar dello scorso anno ed era la prima versione di quella ricetta. Poi ovviamente Var Group è evoluto il messaggio strategico che poi è passato anche in tutta questa convention della Made in Italy 4.0, e con questo è evoluto anche il messaggio Xnova. Quindi se noi vediamo lì Xnova Made in Italy 4.0 è perché gli è stato aggiunto un componente. Faccio un esempio. Xnova, come sapevate, o comunque ve lo refresh, il discorso è un percorso strategico che parte da una metodologia di confronto collaborativo con il cliente, utilizzando tecniche dal brainstorming creativo, design thinking, eccetera, quindi anche con una sollecitazione di casi d'uso e scenari sul singolo cliente, per poter far sì di identificare una challenge, una sfida insieme ad alta priorità di business. Poi successivamente ci prendiamo in carico un tempo limitato in cui si prova a fare un rapid prototyping, un prototipo veloce, un progettino, un semilavorato veloce, per dare le chiavi in mano al cliente e far sì che lui capisca se quella tecnologia che ha sperimentato è valida o meno nel suo business. Okay. Dopodiché abbiamo anche tutta la parte di team che può supportarlo con gli incentivi finanziari e renderlo concreto. In questo caso abbiamo fatto un passaggio in più, che è stato quello di inserire anche all'interno di questi confronti, di questa metodologia, degli esperti di processo per il singolo settore. Perché spesso quando ci si confronta con un partner, non mi piace chiamare cliente, come abbiamo detto anche ieri, tutta la durata della convention. Un essere, non sappiamo più come chiamarlo. Un interlocutore. Un interlocutore. Allora, qual è il punto? Il punto è che bisogna parlare e capire bene, prima di tutto il suo linguaggio, ma più che altro le problematiche. E lui ce le può spiegare, ma se abbiamo un esperto nostro interno di processo, a quel punto riusciamo a identificare meglio e con maggior semplicità certi tipi di challenge che poi andiamo ad affrontare insieme. E quindi è un percorso che in questo modo si realizza più facilmente. Se mi è andata alla slide successiva, infatti vorrei annunciare proprio oggi da questo palco una serie di iniziative relative a Xnova. In particolar modo l'abbiamo chiamata Xnova in Action, questo perché per farvi capire che è un percorso in evoluzione, vorremmo che tutti facessimo parte di un'evoluzione, di un'azione di portare l'innovazione verso
il Made in Italy, quindi far sì che il Made in Italy e tutte le aziende del Made in Italy riescano a fare a prendere l'innovazione come leva per competere. E in questo caso abbiamo ideato due tipi di iniziative. La prima è volta, in questo caso, a molte aziende, è un incontro molti a molti, è un incontro dedicato ad un settore di azienda in cui ci sono tante aziende del settore, faccio un esempio, wine, piuttosto che un'altra filiera, nel senso retail, fashion, eccetera, eccetera. In cui ci sono anche degli esperti di varie tecnologie, machine learning, data analysis, eccetera, eccetera, e ci sono anche degli esperti di processo. Quindi si incontra esperti di tecnologie e di innovazione, esperti di processo, clienti. Questo sono diciamo dei simposi, delle tavole rotonde volte a sollecitare, provocare tramite degli scenari di uso concreto, reali, effettivamente l'adattabilità in certi contesti. Okay. Dopodiché c'è l'altro tipo di azione, la action, il meeting l'abbiamo chiamato, e questi sono eventi one to one volti a mirare a questi punti un cliente che ha necessità quindi di affrontare più in dettaglio la tematica che magari può essere emersa dallo scenario che è emerso precedentemente, e allora lì, sempre con competenze e quindi un team dedicato di innovatori, tecnici e responsabili e esperti di processo, si va a identificare la challenge e poi si segue tutto il percorso X-Nova che ho detto prima. Per eseguirlo. Metodo. Tutto questo, fra l'altro, è possibile anche con degli incentivi che le Camere di Commercio di tutta Italia mettono a disposizione, sono dei voucher, volte all'innovazione, alla ricerca e allo sviluppo, e quindi questi sono proprio dei pacchettini che possiamo andare a fare. Super. E quindi questo è proprio un messaggio concreto, a pillole, per rendere appunto, dare maggior concretezza ad un termine che anche qui, ora è già un po' che si sente parlare, però ecco, ora credo che possa essere anche ancora più concreto. Concreto.